Ah, buongiorno. Questa sarà la settima volta che devo fare questo video. Cristiano Ronaldo Playback. Carta in sé, una carta di merda. Costa 328k, ma è un furto. Perché l'unica cosa buona di questo Ronaldo è la velocità. E anche l'agilità. Elevazione proprio una palla di testa, manca pagare. Aggressività è più aggressivo un canarino appena nato. La finalizzazione è una cosa proprio scandalosa, cioè arrivi davanti alla porta, ti tira alle stelle. Cioè, è proprio una carta schifosa. Io l'ho fatto per ibridare questo Dybala. Usavi in base, mi piaceva e l'ho sbloccato. Fatti 18 partite, 28, 18 gol, 28 partite, 10 assist però da CoC. Comunque questo anno qua ha fatto 22 gol, voi dite cazzo ha fatto 22 gol, quindi è forte? No, non è forte manco per il cazzo, cioè ha fatto tanto gol semplici, o a porta vuota o perché il portiere la parava e la palava lui, cioè quindi boh. Caratteristiche serbiche, punizioni potenti, ne ho fatte 20 con lui di punizioni, tutti sulla barriera o tutti fuori. Tira fuori CPU. Ho fatto un tiro da fuori, ha battuto la vecchietta che stava a vedere la partita. Cioè, per me questo ranno qua bocciato al 100%. Fate di prendevole, cioè, è limitato. Buono soltanto all'esterno sto Ronaldo. Poi ho giocato questo Boateng, sempre nello stesso giorno di Ronaldo. Tanta roba. Lo sai, il flashback dell'anno scorso, ma è tanta roba. Di fisico, poi potente, aggressivo, di testa, anche sugli angoli c'è sempre lui, cioè. È fortissimo. Poi questi capelli qua sono clean, sono bellissimi. Poi vabbè, questo Klosterman è ancora worth. L'ho preso appunto per fare intesa a Boateng, ma è ancora worth. Avevo questo Stones con Joe Gomez. Stones è il mio amore. Parlando dei miei amori, eccolo qui. Ho preso l'auto If. Pagato 103.000 credit, adesso non so quanto sta, vedo subito. Adesso costa tipo la metà è la metà, perché l'ho comprato ieri alle 7. Magari adesso c'è la Wicked League, sarà calato di 10-15k, non lo so. Si è alzato, tanto è un po' Lautaro 86. Ha alzato di 5k. Ti dirò. Oppure guadagnato. Questa qua terzino, tanta roba. Anche in fase offensiva si vede tantissimo. Quadrado è da cambiare, Quadrado, perché non mi piace più nulla. Devo prendermi quello If. Goresca idem, per adesso può andare, ma in là devo prendermi anche quello if. Oppure Kimmich Toti, ma mi serviranno tipo 2 milioni. Su di lì, sì, 2 milioni. Io ho fatto un draft prima, l'ho perso in finale. Avevo Meyender in panchina che poi lo mettevo a inizio game a posto di Ziyech. Vuoi dire la verità? Tanto amo quel Meyender lì. Quando ti fa sempre gol. Questa sarà la settimana. Wilson che è 1,9€. Ogni volta che lo conto io sarà R9. L'auto if, questo è il mio sogno, questo l'auto qui è il mio sogno. Quanto costa? Cerco sul mercato. Sì. Cioè, ma che quanto costa? Però è fortissimo, ragazzi. È fortissimo questo l'auto if. Mi piace troppo. Questa là, neanche se sto qui a fare live. Cancellare mi servirebbe, ma giocherebbe a 7 ma come ora. Perché c'ho Ronaldo. Che con la linea gialla gioca a 7. E qui Savic sì, è buono ma l'agilità 66 è troppo poco. Magari con un motore fai il suo. Io di picco ho trovato sto scemo. Che è brutto come la fame sto Andre. E proprio di picco sto squadro un cazzo. Adesso vi faccio pure vedere i miei pick, perché sono scandalosi. No, aspetta. Oh pick. Oh put. Andre, Aguilar che l'ho usato tipo 150 partite, no 130 partite, ma è fortissimo. Andre Silva è uscito all'84. È il Desiree, Criscito è un euro. Avevo pensato di fare il picco 83-86, però mi hanno scongiurato tutti. Aspettare per fare quello 86 più. Per adesso ho 3, 6 pick, tipo 1, 2, 3, 4, sì, 6 pick. Ho 6 pick per adesso, aspetterò altri. Altre Weekend League o barra 2, non lo so, per fare.
Allora ragazzi, vi saluto, questa review di orale è finita, bocciato, non lo fate, costa troppo, 328.000 crediti, è un furto. Gli esterni sono in serie A migliori di questo Ronaldo, come questo Lozano qua, anche questo qua va bene, questo Sif. Se avete i soldi, questo qua protagonisti, cioè lo mette lì, corre come un cane, non lo ferma più nessuno, vi devo dire la verità. Oppure se volete fare ancora un po' di per divertirvi, Hakimi, però Hakimi non c'ha il piede sinistro praticamente, neanche le vostre abilità, ma per correre ci può anche stare. Allora ragazzi, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, bella voglio.